Da più di un mese è iniziata la nuova stagione anche per l'Alma Basket, società di pallacanestro che da alcuni anni opera sul territorio pattese, soprattutto con bambini, ragazzi e giovanissime. Abbiamo con noi Mara Buzzanca, una delle istruttrici di questa società, alla quale chiediamo subito quali sono gli obiettivi principali che la stessa si propone. Gli obiettivi sono sicuramente quelli di curare il nostro settore giovanile e portarlo sempre avanti, farlo crescere e migliorare giorno dopo giorno per potergli comunque garantire un futuro per chi lo voglia. Noi operiamo nel settore mini basket e in più con le gazzelle a livello femminile, con i maschietti che facciamo aquilotti e esordienti, e poi abbiamo per concludere l'under 14 e l'under 15 femminile. Quindi diciamo che siamo abbastanza impegnati con questo settore giovanile e cerchiamo anno dopo anno di ottenere dei risultati, e logicamente lavorando e mettendoci tutto il nostro potenziale. A proposito dei risultati, quanto brucia ancora aver perso l'anno scorso in quella maniera il titolo regionale under 13? Guarda, io onestamente volevo dimenticarlo, però tu mi hai riportato alla memoria questo spiacevole evento, e devo dire che comunque per me è stata una delusione, ma non perché, soprattutto perché comunque le bambine sicuramente meritavano di vincere quel campionato, perché già l'avevamo vinto in casa, avevamo vinto di 15 punti, quindi per noi diciamo che già non era sicuro di andare a vincere a Ragusa, però sai, con 15 punti di scarto a livello giovanile penso che comunque era quasi sicura la vittoria. Guarda, tutto questo io penso che ci serve come esperienza, prendiamolo dal lato positivo e diciamo che questa è stata un'esperienza, anche se le esperienze sia negative che positive ci fanno crescere, e quindi ne riparliamo quest'anno. Hai calcato per tanti anni i parquet di molti campi, anche delle serie nazionali, con ottimi risultati e tante promozioni. Ma è più difficile stare in campo o stare dalla parte di chi allena? Sicuramente è più difficile stare dalla parte di chi allena, perché stare in campo è un'abilità che hai tu, e quella la devi mettere in pratica. Allenare è un po' più difficile, perché allenare significa tantissime cose, significa gestire, significa agire a livello psicologico, significa tantissime cose. Quindi non è solo un allenatore bravo, non è solo colui che conosce bene la pallacanestro, un allenatore bravo è colui che la sa trasmettere prima di tutto. Quindi secondo me il compito dell'allenatore è un compito abbastanza difficile. Io guarda, ho iniziato quest'anno, che ho fatto il primo anno di corso di allenatore, e devo dire che comunque sicuramente è una carriera molto, molto ostica, molto complicata, però io come nella mia carriera da cestista ce la metterò tutta, perché voglio raggiungere i miei obiettivi. In conclusione, credo che la risposta più che positiva che le ragazze, in collaborazione anche con le famiglie, danno significa che c'è voglia di sport a patti anche di divertirsi, di socializzare, perché lo sport non è solo agonismo. Ma lo sport non è solo agonismo, soprattutto a una certa età, ecco, io esorto tutte le famiglie, tutti i genitori a fargli capire ai propri bambini che bisogna fare attività sportiva, perché l'attività sportiva è fondamentale per il fisico, è fondamentale per la mente, è fondamentale per tutto, è fondamentale per socializzare, è importantissimo lo sport. Noi, diciamo, abbiamo creato questa società insieme ad Alessandro per dar modo a tutti i bambini di potersi esprimere e di poter fare attività fisica. E poi sai, a questa età conta tanto il divertimento, che loro vengono al campo, che si divertono, poi i campioni si vedranno, ecco, chi diventerà campione significa che avrà voglia di sacrificarsi, che avrà voglia di raggiungere
cercare di raggiungere un obiettivo, ma ancora a questa età non lo possiamo assolutissimamente dire. Noi quello che possiamo dire è che sicuramente abbiamo un bellissimo settore giovanile, abbiamo un ottimo settore giovanile a livello maschile, abbiamo un ottimo settore giovanile a livello femminile, e questo significa che comunque noi stiamo lavorando, e non con una leggera presunzione, penso che stiamo lavorando abbastanza bene, perché siamo delle persone e degli istruttori che comunque ce la mettono tutta, e tutto il giorno siamo impegnati qui al campo per far sì che questi ragazzini abbiano un futuro, ecco, da cestisti, diciamo. Grazie.